Halifax, nella migliore tradizione, quest'anno presenta titoli per tutti i gusti, per tutte le tipologie di giocatori. Abbiamo per esempio titoli disponibili già usciti che hanno avuto un bel successo, quali Zumba Fitness, il Dance Fitness Game Rivelazione dell'anno, Pro Evolution Soccer, Deus Ex, i titoli più caldi di questo Natale, quali per esempio Saints Row, Mario e Sonic ai Giochi Olimpici di Londra 2012, che usciranno entrambi il 18 di novembre. C'è stata la possibilità anche di provare per la prima volta la tavoletta grafica Udraw, disponibile sempre il 18 novembre per le piattaforme HD, ma anche uno sguardo sui titoli che ci aspetteranno, i titoli più caldi che ci aspetteranno nel 2012. Da parte di Capcom, per esempio, abbiamo avuto in forma giocabile Ashura's Wrath, Resident Evil Operation Raccoon City e altri titoli da Sega, quali per esempio Binary Domain. Diciamo che tutte le tipologie di utenti saranno soddisfatte dalle opportunità che diamo qui in Halifax, qui allo stand per giocare. Ci sono comunque anche le possibilità di interagire con i videogiochi grazie a divertenti competition messe in atto per promuovere Udraw, dei momenti di lancio gadget con i testimonial di Saints Row e quant'altro. Oltre ovviamente all'immancabile torneo di Pro Evolution Soccer che permetterà di aprire, diciamo, la stagione della PES League 2012 con il primo torneo in assoluto di PES 2012. Diciamo che veramente è stata un'occasione per tutti i gamer di avere una possibilità di giocare con mano i titoli dell'immediato passato, del prossimo futuro, ma anche di un futuro un pochettino meno prossimo, con un occhio sul 2012.